benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco Pedori. Toscar Tosca è tornata e c'è anche Kylie Jenner in giro per la casa, che è il mio gatto. Oggi ho deciso di fare un video insieme a loro perché ho comprato un pacchetto pieno di giocattoli. Tosca, non sei contenta? Di che sei contenta? Di che sei contentissima? Lei è emozionatissima, a quanto vedete, non, cioè non sta più nella pelle ancora un po'. È tutto quanto prima che continua a dirmi: ma quando è che facciamo il gioco? Quando è che facciamo il gioco? Ehi, qua sono i miei occhi, bella. Ho cercato su Amazon le cose più strane e assurde che vendono per i cani e per i gatti. Dovete sapere che per farla stare... Dopo ti do il croccantino. Per farla stare seduta lì, ho messo lì sopra la telecamera dei croccantini. Kylie Jenner, vuoi farti vedere? Ehi, Kylie Jenner, guarda là in fondo. Spostati un attimo. La vedete? È quella cosa lì che sta camminando. Guardala lì. Sto scappando! No, vieni qua, io ti amo. Perché anche tu sarai protagonista di questo gioco stravagante e trepidante. Di un salutone a tutti. Kylie Jenner ha il terrore della Tosca, perché la Tosca non mangia se non c'è Kylie Jenner che mangia dalla sua ciotola. Quindi ogni volta io purtroppo devo mettere Kylie Jenner a rischio a mangiare nella tazza della Tosca. Poi quando la Tosca arriva le righe addosso e Tosca comincia a mangiare. Se no lei non mangia, perché? Perché Tosca è leggermente autistica, anche se la Giulia dice che non è vero. Partiamo con il primo... Matta, non sembra un ammaestratore di gatti. È in realtà un gioco sia per cani che per gatti. È questa tipo vaso dei flower. Però all'interno ci dovrebbe essere un meccanismo con un topo per gli animali. Oh Maria, ma che sta cacata? Tosca, guarda! Ti piace? Da 1 a 10? Carnevale? Pasqua? Natale? Toccalo! Prendi il topo! Prendi il topotto! Non sarei tanto emozionata. Vai, emozionati! Caramba, che sorpresa! C'è posto per te! Prendi il topo, prendi il sorcio, cioè se c'è un sorcio in casa tu cosa fai? Lo lasci passare? Ma che scema di una! Prendilo con la zampetta e con la manicura. Prendilo con la zampetta e con la manicure. Tosca, fai vedere le zampette con la manicure. Guarda che ti faccio la freccia la prossima volta, eh. Guarda, io l'ho preso. E acchiappa il topo il gioco. Ma non acchiappa la mano, acchiappa il topo. Acchiappa il... Aia! No, gioca, è un gioco. Lo so che non ti emoziona, però tipo gioca. Dovete fare così, ma perché siete tutti quanti sconcertati come se aveste visto il fantasma formaggio? Poi voglio provare questo. Ma dove sei andata? Oh bello. Questo gioco qui che si chiama Trixie è tipo una sorta di attività per vedere se il tuo cane è intelligente. La chiamano Flipboard Dog Activity. Tu nascondi tipo parte di cibo o comunque i loro croccantini all'interno di tutta questa sezione. Il cane in qualche maniera deve capire che alzando questo si apre lo sportello con il croccantino. Spostando questo c'è il croccantino. Quindi glielo proverò a nascondere e vediamo se ci arriva. Credo proprio che non ci arriverà perché è troppo ignorante. Mettiamo un po' di pappini sotto questa cosa, ok, poi un po' di pappini sotto questa. Vai, impegnati, impegnati, lo so che ce la puoi fare, impegnati. Apri lo sportellone, alza la cornetta, guarda, guarda, vai, riprova. Cioè, comunque stiamo parlando di un cane che non è neanche in grado di aprirsi la porta da sola quando la porta è aperta. Quindi io avrò tanti sospetti. Vai, prova, vedi, è aperto, mangia pappina, questa qua si mangia. Vai, impegnati, prova. Ok, aperto. Vai, sta studiando. Vedi che qua c'è un po' di pappini? Non c'è più. Perché la faccia di chi veramente ha dei problemi psicologici? Ma mi hanno dato il cane baccato quella volta. Vedi, pappini, non c'è più pappini. Pappini, c'è più pappini. Ma non c'è più pappini, adesso c'è la pappini. Pappini, no, pappini, pappini. No, pappini, dai. Ti prego, per favore. Per favore, ti scongiuro. Ti scongiuro. Impegnati un pochino, vedi? No, pappini, no pappini. Pappini, no pappini. Cosa ci sta a fare così, madonna? Quella è la base, mangiare, mangiare. Ma mangiare, fare la cacca, dormire. Sono le basi che secondo me tutti quanti nascono con quelli lì. Ti prego, dimmi sì. Non deludermi. No, non c'è da piangere. Io devo piangere. Cioè, lei si è messa così perché vuole che le faccia le carezze nella pancia. Non è l'ora di dormire. Non fare quella faccia lì, che sai che mi girano proprio le mani. Ma io ti metto le mani in faccia quando ti parlo? Ogni tanto sì. Io non ce la posso fare andare avanti così. Io vado a fare il pizzaio. Ti prego, almeno tu, dammi una soddisfazione. Guarda, guarda, vedi? Vedi qua c'è una pappina. Eh no, adesso te vai via, bella. Guarda, vedi che è leggero. Guarda, pappini, quella che piace a te.
Tirati via! Vai! Hai avuto il tuo turno. Hai avuto il tuo turno. Però vedete, lei proprio è scandalizzata quando c'è la Tosca. Cioè, va via il rallentatore. Ehi, deficientona! Non mordermi, io ti amo, tu devi amarmi. È così che sono le regole degli umani e dei cani. Per gattini e cagnolini, tanto tu ti credi di essere un gatto, proviamo anche questo gioco che si chiama Senses. Ed è tipo, guarda che quei micini, è tipo una sorta di pista con le palline dentro. Oh, io voglio vedere proprio cosa succede. E io sono veramente curiosissimo, specialmente perché è per i gatti. Finora Kylie Jenner ha avuto la maestria e l'audacia di una pensionata, quindi... ma che bello, dobbiamo costruirlo. Francesco mente che lo sarò in grado. Oh Cristo santo, io non saprò mai farla sta roba qua. Ma che è sta roba? Una pallone. Si illumina, guarda che Jenner. Ti prego, esprimi un'emozione, non ti costa niente. Non ce la fa. Voi dovreste vederla come me. Tu hai delle emozioni invece. Quindi vediamo come si costruisce questa cosa. Secondo me bisogna tipo prendere e fare tipo una pista da ballo. Questo va qui e va qui, ma certamente avrei dovuto capirlo prima. A me, io ero sicuro che questi giochi non sarebbero piaciuti a nessuno di questi bestie qua. Perché sono tutte quante bestie annoiate, che sono nate vecchie. Hanno tutte quante tipo il fervore di un... di una persona che va a giocare alle bocce o al... che cosa fa che va ai vecchi? O a giocare al bingo. Non sbatte niente. Guardi. Gli spiriti, i fantasmi. Se piange adesso, guarda. Conviene piangere per qualcos'altro. Io vi giuro, sto facendo tutto a caso qua. Ma secondo me è giusto. E mo? E mo è il momento finale del gioco. Ehi, amici di Maria, guardate cosa ho completato, una pista. Ma che bello! Guarda, Tosca. Ma che bello, veramente. La pallina! Ma che bella la pallina. Prova a prenderla. No? Ti emoziona? Prendi la pallò, prendi la pallò. Vai, sembra che sia emozionata per qualcosa, raga, sono sorpreso anch'io, vi giuro. Ah, ma come le piace, guarda. Guarda come gira. Dai, che leggera, prova a giocare anche te. Guarda la pallina. Guarda la pallina. Ma perché tu non provi emozioni? Perché sei così apatica? Dobbiamo andare dallo psicologo, dall'analista. Cioè, non prova niente questo gatto. Cioè, guardate, io vado in un centro attività meraviglioso e nessuno ci gioca. Palline, topi, sorci. Ma che centro attività meraviglioso. E piangi, ma cosa piangi? Dovrei piangere io, ma non ho buttato via tutti questi soldi. Guarda che centro attività meraviglioso, giocaci, prendi il topo. Prendi la pallina, prendi la pappa che è qui, fai qualcosa. Ma scusate, ma i vostri animali si divertono con queste cose? Spostati almeno la telecamera, che non puoi essere sempre la diva, devo essere io. Ma i vostri cani si divertono con queste robe qui? No, ma mi sa che sto divertendo di più io, forse. Prendi il topo, prendi il topo. E questo è tutto, ragazzi. Fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questi giochi e cosa ne pensate della Tosca come cane. Secondo voi è normale? Sì e no? Montate nel sondaggio. Spoiler, secondo me no. Sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, se dovrei fare altri video insieme a Tosca e Kylie Jenner, che adesso è un sacco emozionata da questo corno. Sì, è ancora lo stesso corno che avevamo comprato l'altra volta, lei lo annusa e basta. Guarda, sei un unicorno adesso. È ogni tanto tipo l'assaggia. Mangialo, mangialo, l'hai scelto te, mangialo. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video animato alle 15 di sabato alle 10:30, tutto il giovedì, ma questo lo sa nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video.